Ciao e benvenuto nella lezione numero 7, step numero 2. Prima, nella lezione numero 1, siamo andati a parlare del lavorare, quanto lavorare, quando stai lavorando, rispondimi alla domanda diretta e io ti ho fatto tutto quel preambolo e quel racconto sulla storia di Jay-Z che raccontò che inizia a lavorare da quando apre gli occhi. E questo vuol dire una cosa molto importante, vuol dire praticare ogni singolo momento della nostra vita. E la domanda che voglio fare per aprire questa lezione è quanto sei disposto, quanto sei disposta a praticare per diventare una storia di successo. Sei disposto, sei disposta a praticare anche tutta la vita per diventare una storia impattante nel mondo? Ed è questa la domanda introspettiva che dobbiamo farci. Io mi sono fatto una domanda del genere anni fa e la mia risposta è stata sì. Io ho iniziato a capire che dovevo avere fede nel processo perché, cavolo, praticare ogni giorno, anche principalmente quando non vedi i risultati subito, è un bel problema, specialmente per i giovani, perché i giovani vogliono tutto subito. Quindi ho iniziato a capire che dovevo praticare ogni giorno, fondamentalmente senza avere un tempo definito, anche tutta la vita, per diventare una grandissima storia di successo. Però torniamo a noi. Ieri ti ho parlato della piramide di Maslow nella lezione precedente e oggi voglio raccontarti di una cosa molto importante e molto impattante che la maggior parte delle persone sottovaluta. Io credo che adesso ti svelerò cosa ti sto per dire e tu dirai: cavolo, la conosco, ma perché devo ascoltare questa lezione? Passo avanti, questa cosa l'ho già fatta, la conosco, non è stata efficace. Fondamentale capire che se una cosa non è stata efficace, sicuramente ti sei dimenticato di mettere i puntini sulle i, quindi non hai fatto delle cose che tu reputavi normali, ma quando in realtà le hai solo tralasciate. Perché? Perché è un po' come quando guidi. Hai presente quando guidi, no? Che prendi dimestichezza dopo diversi anni e cavolo, mentre guidi ti mangi un panino, magari le donne si truccano, stai al telefono, sei molto distratto e quindi certe cose non le fai più come prima e per quello che succedono gli incidenti. La maggior parte degli incidenti stradali è causata da piloti esperti che hanno la patente da più di 5, 6, 7 anni, non da novellini che hanno preso la patente ieri, perché se hai preso la patente ieri sei molto più attento. Se l'hai presa da più tempo, sei molto più distratto. Stessa cosa nelle tecniche con cui andiamo a lavorare sulla nostra testa. Se le abbiamo già sentite e risentite mille volte, non diamo tanto peso. Se le sentiamo per la prima volta, stiamo sul pezzo e facciamo tutto alla regola. Ora, ti andrò a parlare di una cosa fondamentale che, mi ripeto, avrai già sentito 100 volte, che è la vision board. La vision board è qualcosa di molto importante dal mio punto di vista, dal mio modesto punto di vista, che mi ha portato dei risultati veramente evidenti in pochissimi anni. Tuttavia, la maggior parte delle persone crea la vision board una volta che capisce cos'è, è carichissimo all'inizio, la fa, la disfa, la colora, la abbellisce, la tiene veramente come se fosse un figlio. Finché dopo i primi 6, 7, 8 mesi non vede nulla di concreto e inizia a non aggiornarla più. Allora, prima cosa, cos'è la vision board? Semplice, lavagna, quindi compra una lavagna. Compra una lavagna, dal mio punto di vista, meglio in sughero, così puoi attaccarci le puntine. E cosa servono queste puntine? Servono per tenere su questa lavagna tutte le cose che tu vuoi avere nella vita. Tutte le cose che ancora non hai, ma sei proiettato in quella direzione. Quindi stampati delle foto di cose, emozioni, situazioni, oggetti che tu vorresti avere nella tua vita e inizia a completare questa vision board. Quindi stampa e attacca su questa vision board. Ovviamente ti ricordo una cosa molto importante: gli oggetti non hanno anima. Quindi non tempestare la tua vision board solo di oggetti, che sono la cosa fondamentalmente più facile, perché alla fine se io ti chiedo domanda diretta, cosa vuoi? Tu magari se lì non sai, mi rispondi una Lamborghini, un Ferrari, un orologio, una casa a Los Angeles, e quindi inizierai a completare la tua vision board, specialmente all'inizio, con foto di orologi, di macchine, di case. Ed è quello che va bene,
Si può fare perché non ci sono regole nella vision board, tuttavia non fermarti solamente agli oggetti, cerca qualcosa in più, cerca, come ho detto ieri nella piramide di Maslow, l'autorealizzazione, cerca delle immagini che ti facciano sentire autorealizzato, magari nel tuo lavoro, nel tuo business, quindi non andarmi solo nell'oggetto di per sé, vammi nella stima, nell'autorealizzazione, cerca di fare dei pensieri più approfonditi. Compra una lavagna in sughero. Inizia a pensare cosa vuoi nella tua vita, stampalo, crea delle immagini, è importante creare delle immagini che facciano capire cosa vuoi, perché il cervello lavora molto con le immagini e inizia a completare la tua vision board. Quindi incolla, appiccica, usa le puntine per mettere queste immagini sulla tua lavagna. Questa lavagna dove la devi mettere? Mio personale opinione, mio consiglio, mettila di fronte al letto. Così in modo che quando vai a dormire è l'ultima immagine che vedi e quando ti alzi al mattino è la prima immagine che vedi e guardi questa lavagna. Questa lavagna va aggiornata? Assolutamente sì. Come ho detto ieri nella lezione precedente, crescendo cambierai tu come persona e ovviamente cambiando come persona cambieranno anche i tuoi bisogni, le tue necessità. Quindi è normale che magari tra un anno, guardando la tua vision board, in certe cose non ti rivedi più, semplicemente stacchi quelle immagini, le metti nel cassetto e le sostituisci con immagini nuove. Perché? Perché stai andando in upgrade. Più ti evolvi nella vita, più farai upgrade. Vision board è fondamentale. Dal momento che l'ho fatta la prima volta, all'inizio anch'io ero carichissimo, perché te lo dico, all'inizio sei carico, se non l'hai mai fatta, falla, se l'hai già fatta, rifalla con entusiasmo. Tuttavia, dopo un annetto, quando vedi che tante cose ancora non le hai, inizi un po' a dire e a farti un po' delle domande, ma funzionerà? Ma veramente è così? Ed è proprio lì il bivio tra vincente e perdente. Il vincente continua anche quando non vede nulla, il perdente molla e cerca delle strade un po' più semplici, delle scorciatoie. Ora voglio farti, oltre che ovviamente raccontarti come ti ho detto della Vision Board, voglio farti delle domande introspettive, perché poi la Vision Board ti porterà a farti un sacco di analisi che dal mio punto di vista sono importanti, ti danno quel di più, quindi tutto ciò che ti fa ragionare è di più. La mia prima domanda che voglio farti è: vuoi guadagnare di più? Perché è quello, quando inizi i percorsi di crescita personale, volero volare, iniziano a tutti a pensare ai soldi, ok? E tutti vogliono guadagnare di più. Quindi vuoi guadagnare di più? Risposta secca, sì o no? Perché poi nella domanda successiva, quanto di più? Perché guadagnare di più, se oggi guadagni 1.600 euro al mese, guadagnare 1.602 vuol dire guadagnare di più. Quanto di più? Cerca di quantificarmi una cifra. Quanto per te? Quanto ti serve per vivere come vuoi? Questa è la domanda chiave. Quanto mi serve per vivere come voglio nel mio benessere? Quando riuscirai a trovare una risposta del genere, saprai cosa dovrai fare nella vita, dove dovrai orientarti. E ovviamente, perché quella cifra? Perché a me piace questa comunità, quest'altra comunità, voglio vivere così, voglio vivere così. Inizia a definire il perché di quel di più. E poi, ovviamente, questa domanda porta a cosa ci faresti? Perché oltre al tuo benessere, oltre al vivere come vuoi, poi con quella somma cosa ci faresti? La maggior parte delle persone, di tutti i miei clienti privati, quando io vado incontro a loro e gli faccio la domanda diretta, ok, vuoi guadagnare di più, mi hai chiamato perché vuoi più soldi, vuoi andare al next level? Benissimo, ma con quei soldi cosa ci faresti? E la maggior parte delle persone non mi sa rispondere nei primi 10 secondi. Ormai la conosciamo tutti, no? Ve l'ho già spiegata, la tecnica dei 10 secondi. Se non mi rispondi nei primi 10 è perché fondamentalmente non lo vuoi o non lo sai o non ti è mai capitato. Quindi la maggior parte dei miei clienti alla mia domanda diretta, cosa ci faresti con tutti questi soldi che vuoi guadagnare, non sa cosa dirmi. E la prima risposta che poi gli viene in mente sicuramente è uno yacht, un jet privato, un Ferrari, un Lamborghini o solitamente un oggetto molto lussuoso. Riflettiamo bene su questo concetto perché sembra banale,
Ma la vera differenza la inizi a fare quando sai cosa vuoi. Perché sapendo cosa vuoi inizi ad orientare la tua vita in direzione di quell'obiettivo. Ma finché non sai risponderti in maniera sincera a queste domande, mi spiace, sei ancora nel buio. Cerca di schiarire la tua vita, cerca di schiarire la tua situazione iniziando a trovare il coraggio per rispondere in maniera diretta a queste domande. Sappi, e poi concludo, che non ci vorrà un giorno, un mese, un anno, magari ci dovrai lavorare veramente tanti anni per rispondere sinceramente a queste domande.